Beh, questo è iniziato a metà settembre, quando ho ricevuto una richiesta da parte di clienti inglesi che avevo avuto qualche anno fa e mi hanno chiesto se era possibile per loro vedere Venezia senza muoversi da casa e mi hanno suggerito di acquistare uno stabilizzatore, di guardare un po' in rete quello che c'era, soprattutto a Londra e anche negli Stati Uniti. E da lì ho capito come potevo lavorare con loro. La piattaforma già la conoscevo perché già dall'inizio di maggio ho usato Zoom per fare dei webinar da casa, quindi da casa con le mie foto, con temi su Venezia. Avevo già avuto l'esperienza di questa piattaforma, si trattava solo di trasportarla sul cellulare e di non essere più a casa ma di essere fuori e di essere in contatto con queste persone tramite l'auricolare. Quindi sembra un po' strana che a parlare da sola, a muoversi da sola, a sorridere, a guardare, a ridere, a commuovermi, non sono però da sola perché dall'altra parte ci sono persone che non vedono l'ora di tornare a Venezia e quindi emozionalmente è molto coinvolgente, anzi credevo che non sarebbe stato così, ero molto scettica all'inizio. E invece poi ho visto che piace a me, piace a loro e può fare anche del bene alla città, insomma, perché alla fine ho la possibilità di fare queste visite anche all'interno dei musei e quindi portare dei biglietti virtuali ai musei veneziani.